Torino-Lione è ancora al centro del dibattito politico, bocciato alla Camera un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che impegnava il governo a nominare un commissario entro l'estate. Il presidente Cirio torna a chiedere tempi certi per la realizzazione dell'opera. Enrico Bona. L'ultima schermaglia sulla TAV avviene a Montecitorio durante la votazione del decreto legge rilancio con la deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Monteruli, che definisce un atto contro la Valsusa e il Piemonte il voto contrario dell'Aula a un suo ordine del giorno che avrebbe impegnato il governo a individuare e nominare un commissario ad hoc entro l'estate. Polemiche a parte, l'assenza di un commissario crea non poche inquietudini tra i sostenitori dell'opera. Il governo l'ha inserita al primo posto tra quelle da realizzare in via prioritaria, un segnale di attenzione dopo anni di ritardi e ripensamenti. Eppure il cambio di passo ancora non si vede, tanto che il presidente regionale Cirio torna a sollecitare un'accelerazione sulla Torino-Lione come sulle altre infrastrutture più importanti. Il governo deve mantenere i propri impegni e confermare le nomine dei commissari di cui abbiamo bisogno nel nostro Piemonte, un commissario per la TAV, per l'Asticuneo e per la Pedemontana, perché solo con un modello Morandi, cioè solo con poteri speciali e persone dedicate, si possono riuscire a realizzare quelle opere che da troppi anni il Piemonte sta aspettando. A creare dubbi tra gli addetti ai lavori è anche la formulazione utilizzata dal governo sulla TAV. Non è chiaro infatti se la voce adeguamento della linea storica comprenda anche le tratte di accesso al tunnel di base e la connessione con lo scalo di Orbassano. In caso contrario, il timore è che il Piemonte veda sfumare buona parte dei ventilati benefici dell'opera. Basta sprechi per il TAV, vogliamo i soldi per scuola e sanità, è lo slogan scandito da una delegazione di FUMNE NOTAV che si sono date appuntamento in piazza Castello a Torino. Vogliamo denunciare lo stato in cui versa la sanità pubblica, hanno detto, e perché dopo la pandemia i soldi pubblici anziché essere spesi per scuola e sanità vengono spesi per la mala opera inutile e costosa che danneggia il territorio e porterà nuove malattie.